Grazie. Tocca ora a me fare un'operazione del tutto impropria, alla quale non ero preparato, cioè non rappresentare il professor Beltram o fingere di essere il professor Bredekamp, scusate se indotto dalla iniziale comune ho fatto questo lapsus, e anche sotto l'emozione della relazione che abbiamo appena ascoltato. Il professor Bredekamp, come vi ho detto, non può venire, e come vi ho anche detto ho tentato di convincerlo a mandarci un suo testo da leggere, non ci sono riuscito. Poi con un secondo intervento di Elisa Guidi e un terzo intervento di Maria Luisa Catoni questo testo è arrivato, con delle immagini che cominciano a comparire sullo schermo. Ora, Horst Bredekamp, mi dispiace proprio che non ci sia, perché è uno dei più importanti e innovativi storici dell'arte degli ultimi decenni, non soltanto in Germania, ma in Europa e al mondo. Nella sua produzione vastissima, la proposta teorica è sempre intimamente connessa con la ricerca sul campo, e l'incrocio arte e scienza è stato sempre al centro delle sue preoccupazioni. Anche qui cito un solo libro, dal titolo parlante, Nostalgia dell'antico e fascino della macchina, la storia della Kunstkammer e il futuro della storia dell'arte, è un libro di qualche anno fa. Ora io, nel pochissimo tempo che resta, prima di passare al resto del nostro programma di oggi, vorrei provare a darvi un'idea sulla base delle immagini, se mi date, io potrei provare a usare quell'aggeggio, non so se ci riuscirò, oppure... Va bene, allora io vi dirò avanti, come, così sono più sicuro, come Cristina prima. Il titolo della relazione che il professor Bredekamp avrebbe fatto è La visualizzazione scientifica, mimesi o costruzione. Il suo tema è come si visualizza la scienza, e parte da questa immagine di Medusa. Io cercherò di riassumere, vi preciso che delle cose che cercherò di riassumere non so nulla, quindi presumibilmente A, nel riassumere farò degli errori, B, pronuncerò male tutti i nomi, C, riassumerò probabilmente prendendo la frase meno importante del paragrafo che provo a riassumere. Quindi mi affido al vostro buon cuore, alla bellezza delle immagini e a un futuro radioso nel quale disporremo di questo testo in forma pubblicabile. Cosa che io avrei voluto distribuirlo, poi giustamente Maria Luisa ha fatto notare che lui non ha dato l'autorizzazione a distribuirlo, quindi è meglio riassumerlo piuttosto che... Allora lui parte da questa immagine. Questa immagine è un'immagine della Equorea Victoria, una medusa originale dell'Oceano Pacifico settentrionale, che è diventata da 20 anni un'icona della biologia. È celebre perché una delle proteine di cui dispone sprigiona una luce azzurra quando entra in contatto con gli ioni calcio, e con ciò andiamo alla prossima. Questa proteina emana una luce verde che è poi riflessa dal cerchio che c'è qui e che comporta una commutazione energetica da una luce azzurra a una luce di diverso colore. Allora, la riflessione che fa Bredekamp è: il medium fotografico in questo caso mostra, secondo una convenzione diffusa, nient'altro se non la cosa in sé. L'immagine, noi siamo abituati a pensare che l'immagine è l'equivalente della cosa in sé. Però la storia della visualizzazione scientifica dice qualcosa di diverso. L'immagine di per sé, la fotografia di per sé, se non c'è un qualche intervento che la orienta, non dice nulla. La prossima. E la prossima mostra un disegno. Questi disegni risalgono a un discorso che fa lo storico dell'arte Jan Altman, che si concentra sulla spedizione Baudin, compiuta fra 1800 e 1804 nei mari del sud da naturalisti francesi, e che si conclusero fra l'altro con rappresentazioni grafiche molto dettagliate delle meduse, con degli acquarelli come questo, la Cianea Lamarchi, che è qui illustrata nel disegno. Allora, la domanda è: illustra di più il disegno o la fotografia?
Allora, quello che lui dice è che il disegno ha un elemento interpretativo in cui l'uso del colore, la raffinatezza dell'uso del colore e della tecnica dell'acquarello raggiunge delle possibilità rappresentative ed espressive che la fotografia con grande difficoltà raggiunge. L'immagine seguente dovrebbe essere dello stesso tipo, sono ancora disegni di quella spedizione. Questa è un'altra medusa, la Crisaura isoscella, che non fa che consolidare questo impatto facendo vedere come i tentacoli si possono liberare intorno all'esombrella della medusa. Ora qui c'è un dato di esattezza che riguarda il colore, che però risponde anche a una necessità sistematica. I singoli elementi del corpo vengono riprodotti con una grande efficacia dal disegnatore, perché il disegnatore è guidato dal naturalista, in modo tale che il disegno diventa l'equivalente di una ricerca di laboratorio. L'acquarello rispetta la fedeltà alla natura, ma rispetta anche i crismi della costruzione analitica. Ora, qual è allora il tema? È più fedele la fotografia o è più fedele il disegno? La rappresentazione di questo tipo, noi riteniamo spesso, la rappresentazione per disegno è arrivata al capolinea, è terminata, è stata eliminata dall'arrivo della fotografia, perché la fotografia ha una precisione tale che nessun disegno la può raggiungere, ma non è necessariamente così. La prossima. E qui si passa a Robert Koch, premio Nobel per la medicina nel 1905, però è un tale il quale ha cominciato come disegnatore. Qui ci sono dei suoi disegni di un atlante in cui lui ha disegnato l'agente patogeno dell'antrace. Ma l'anno dopo, questo articolo da cui è tratta questa tavola è del 1876, l'anno dopo, 1877, Koch pubblicò un tema e la prossima pubblicò un altro lavoro dotato di tavole fotografiche con delle foto di particolari ingranditi 700 volte. Entusiasta del risultato, la prossima pubblicò ancora altri studi di questo tipo con l'immagine fotografica, in che lui dichiara più importante dell'oggetto stesso, perché la fotografia è un documento sulla cui autenticità non possono esistere dubbi. La prossima ci dovrebbe mostrare, se non ho perso il conto e non l'avevo perso, Koch nel suo laboratorio per far vedere quanto lui dava importanza al legame fra oggetto e fotografia. Però subito dopo, vediamo la prossima ancora, Koch, pur essendo fedele nei suoi lavori successivi a questo credo, aveva un problema che gradualmente gli fu chiaro, e cioè la fotografia fissa degli istanti, mentre il disegno può compattare degli istanti diversi. Il disegno ha un potere di generalizzazione che la fotografia non avrà mai. Al tempo stesso, Koch a un certo punto cominciò a protestare contro la fotografia quando cominciarono a colorarla. La prossima, Koch oppose, scrive Bredekamp, una strenua resistenza alla fotografia a colori. Alla fotografia a colori, come in questo caso, e si rese però gradualmente conto, più o meno mentre prendeva il premio Nobel, la prossima ancora, si rese conto dolorosamente che a volte il colore invece serviva, perché una colorazione ben fatta poteva isolare un agente patogeno dal suo terreno di coltura. Tornò però, per rendere la cosa ancora più eloquente, tornò in pubblicazioni dello stesso 1906 all'uso del disegno, disegnando personalmente alcune delle sue tavole e altre facendole realizzare da un artista di Berlino, Max Landberg. La prossima ancora. L'esperienza di Koch ci dovrebbe dunque insegnare che la visualizzazione non è un ingrediente, bensì è parte integrante della costruzione di un discorso e di quello che si vuole mostrare. L'arte soggettiva del disegno paradossalmente spersonalizza di più rispetto alla fotografia istantanea della fotografia. Simbolo di tutto ciò potrebbe essere, e andiamo avanti alla prossima, questo pesce del Queensland in Australia, sconosciuto fino a pochi anni fa. Barbara Whitman ha analizzato questa interazione paradossale di imitazione e costruzione. Il pesce è stato battezzato nel 2007 col nome di Aserragodes corimbus,
non sapevo niente. Il nocciolo della questione sono questi due disegni. Per poter introdurre un nuovo animale nel sistema zoologico ha preso Aurora, l'International Code of Zoological Nomenclature richiede che ci siano dei disegni e non delle fotografie. E il disegnatore, quando furono date le fotografie, non furono considerate sufficienti. Andiamo ancora avanti e gradualmente il disegnatore riuscì, un disegnatore che si chiama Niels Hoff, riuscì a cogliere e caratterizzare la muscolatura sul lato nascosto del pesce grazie a modelli geometrici. E andiamo ancora avanti, il pesce disegnato finisce con l'essere il pesce vero, cioè quello che gli dà il nome, quello che viene accolto, e diventa così un'icona universale universalmente valida dell'oggetto naturale. Per via di questa facoltà del disegno che ancora oggi, scrive qui Bredekamp, che in questa frase la volevo leggere, ancora oggi non sono le fotografie a definire ufficialmente una specie, bensì una radiografia e due disegni tipizzanti, oltre a un'accurata descrizione. Per cui, andiamo ancora avanti e torniamo per concludere alle meduse, la fotografia indicale mimetica, così lui scrive, non ha sostituito il disegno costruttivo. I due media si rafforzano reciprocamente. Ultimamente però c'è qualcosa di nuovo, la prossima ancora, l'innesco della luce verde ha reso possibile in questa medusa una specifica l'innesto in questa medusa di una specifica proteina che può avvenire anche in altri organismi e che rende possibile una tecnologia, una procedura che si chiama STED, Stimulated Emission Depletion, altra novità per me, certamente non per voi, che ricostruisce parte di organi sulla base di questa, perché questa pare che abbia provocato, questa nuova tecnologia, il premio Nobel per la chimica a Stefan Hell nel 2014. Questo metodo prevede l'iniezione nella materia viva da analizzare di una molecola fluorescente che svolge al posto dell'oggetto stesso la funzione di un faro. E qui poi lui descrive, entrando in un dettaglio che non mi sento di proporvi, la prossima slide, che è più o meno l'ultima, è una variante di questa procedura offerta dalla scienza optogenetica, impostata da un suo collega di Humboldt Universität, Peter Hegemann, in cui si parla, questo Peter Hegemann ha elaborato una procedura secondo cui un retrovirus consente di iniettare nelle cellule nervose filamenti genetici di alghe e meduse dalle potenzialità fluorescenti, creando così una sorta di chimera capace di produrre immagini efficaci, a loro volta fotografabili. Queste sono dei nuovi organismi la cui esistenza è giustificata da una forza iconicamente attiva. Dunque, il desiderio di generare immagini scientifiche plausibili e parlanti ed eloquenti che possono essere scientificamente gestibili genera delle chimere. La fotoattivazione, la prossima, la fotoattivazione delle cellule cerebrali dei topi provoca una capacità di fotografare la loro attività mnemonica producendo immagini colorate. In questo modo l'analisi iconica diventa il medium di una gamma di ordini impartibili alla velocità della luce e la fotografia si fa spinta della conoscenza scientifica quando prende il posto del disegno grazie a tecnologie nuovissime. L'ultima cosa che dovrebbe esserci ancora una medusa, credo, l'ultima cosa che lui dice è che Schwamborn, un biologo molecolare, ha notato una sincronia, cioè che la medusa è cuore a Victoria, che è stato il punto di partenza della prima slide che avete visto, ha fatto il suo ingresso nella biologia molecolare nel 1994, lo stesso anno in cui uno storico dell'arte, Gottfried Böhm, coniò il concetto di iconic turn, cioè c'è una svolta iconica e una svolta biologica datate entrambe 1994. Quanto da tutto questo, quale morale si possa trarre, lo scopriremo via via, mentre credo guarderemo ora una presentazione del lavoro del laboratorio del professor Barone, la cui presentazione credo sia prevista adesso prima della pausa caffè. Vi prego di applaudire il professor Bredekamp assente e di perdonare la mia...